qua sul palco, si può sedersi, perché tra qualche minuto cominciamo. Grazie. Non riesco a rimetterlo, perfetto. Che avevano tutti il Covid e volevano andare tutti a casa, ma non gli ho creduto. Quindi facciamo un altro super applauso, vi faremo vedere prima tre forme di riscaldamento pre-esibizione che hanno fatto in questi giorni. Un applauso!
seguiva. Nella seconda fase c'era l'altro che guidava e l'altro che precedentemente guidava seguiva i movimenti, e ad un certo punto sono stati talmente bravi che non si sapeva più chi guidava chi, perché raggiungevano una sintonia tale che magari uno cominciava un gesto che veniva poi completato dall'altro attore. Sembra facile, ma vi assicuro che non lo è. Quindi fate un applauso. Bravi. Adesso vi mostreremo un'altra forma di riscaldamento espressivo che si chiama ipnosi colombiana di un pedagogo Gual. E cambiate copie, grazie, nel frattempo, mentre spiego. Questo esercizio sostanzialmente lo spiego così: immaginate che la mano dell'attore che vedrete in questa posizione fornisce ossigeno all'altro compagno, ok? E quindi ovviamente se io voglio respirare devo essere trasportato da questa mascherina, diciamo, immaginaria. Non vi spiego altro, vedrete che a un certo punto chi fornisce ossigeno può decidere di fare delle interruzioni, mettiamola così, e vedrete ovviamente i miei attori sono talmente bravi che mentre faranno questo esercizio ne faranno anche un altro, che è quello della zattera, cioè si abitueranno a coprire omogeneamente lo spazio che abbiamo. La zattera perché? Perché se si mettono tutti da una parte, ovviamente immaginate che se fossimo davvero sulla zattera, la zattera si ribalterebbe, quindi loro, difficoltà doppia. Questo gliel'ho detto in questo momento, mi stanno odiando tantissimo perché non gliel'avevo detto. E quindi muovendosi nello spazio all'inizio staranno fermi sul posto, poi si sposteranno, stando attenti: uno, a non andare addosso alle altre coppie; due, a coprire uniformemente lo spazio che stanno gestendo. Un applauso. Attori, quando volete fate poi voi il cambio di chi guida, ok? Io non do nessuna indicazione. Thank you.
delle strutture, ma stasera sarà, questo pomeriggio, sarà tutto improvvisato e ci darete una mano anche voi con qualche idea che magari a me non sta venendo, quindi chiederò magari la collaborazione vostra. Adesso, ultimo esercizio di riscaldamento, 5 attori che si disporranno come a prisma. 5 attori, grazie. Non ve lo spiego perché è intuitivo anche questo. Gregorio. Ora entriamo nel vivo delle improvvisazioni, quindi faremo delle improvvisazioni, talmente improvvisazioni che adesso io passerò tra di voi, non stacco il microfono perché prima, lei mi dica la sua meta turistica ideale, cioè dove le piacerebbe andare? Australia. Un qualcosa di più preciso? Qualche parco canguri. Un parco di canguri australiani. Yes. Allora, il signore che non conosco può confermare?
la meta turistica di questo signore è un parco di canguri australiano. Per cui adesso loro, che si sono preparati ovviamente questa cosa, faranno la cartolina del parco di canguri australiano. Via! Si vedono anche dei canguri un po' che hanno bisogno di aiuto, secondo me. Vedo anche un recinto all'interno del quale i canguri più disciplinati stanno entrando e un albero, un baobab, un qualcosa, un baobab che sta fuori, giustamente, perché è un baobab. Signore e signori, un applauso al parco di canguri australiano. Cristina, prendi. Così. Sperando che prenda. Allora, vediamo una signora. Adesso scegliamo una signora. Mi guarda con terrore e dice no, io no. No, deve solo parlare. Mi deve dire la sua favola preferita di quando era bambina. Cenerentola. La signora ha detto Cenerentola, quindi pronti, via, cartolina di Cenerentola. Allora, gli uccellini li ho capiti anch'io, forse c'è la zucca, un topo, alle sorellastre ovviamente, mi manca però Cenerentola, sta scusando, eccola, l'avevo visto che ramazzava, perfetto, abbiamo tutti quanti, c'è anche il mattatore. L'ha fatta. E certo, era intuitivo, no? L'ha fatta, giustamente. Un applauso per Cenerentola. Andiamo tra i giovani. Vediamo un po'. Qualcosa, siete anche un po' cattivi, eh? Certo. Allora, un film, il titolo di un film che magari possibilmente non conoscano. Che non conosco. Harry Potter, prego. Vedo dei maghi, poi vedo delle persone confuse che si girano con la scopa. Con la scopa, certo, con la scopa, bene. Esatto, c'è anche una giocatrice di golf con la scopa. Però sono bravi, eh? Facciamo un applauso. Ultima cartolina. Lei che è qua, così, piazzato qua. Vediamo un po'. Mi dica un colore che le viene in mente. Giallo. Giallo. Un colore, non l'abbiamo mai fatto. Perché? No, un mestiere. In bianchino. In bianchino. Andiamo un po'. E un'emozione. Felice, arrabbiato, triste, quello che le dico. Perfetto. Mi fate tutti la cartolina del film, il cui titolo è L'imbianchino vestito di giallo arrabbiato. Questo è venuto fuori, non è colpa mia, eh? Voi siete il secchio. Il secchio, sì. Bene, come vedete il teatro fa bene anche alla psiche perché aiuta a tirar fuori tutti i problemi che ciascuno di noi ha e loro sono abbastanza. Lo manifestano in maniera abbastanza evidente. Esatto. Però facciamogli un applauso. Ne volete fare un altro? Passiamo a...
tutte di questo copione, usciranno due attori. Il testo è molto complesso. Ci saranno due attori, uno chiederà: mi scusi, a che ora passa il pullman 87? L'altro risponderà: alle 10:15. L'altro risponde: grazie. L'altro risponde: prego. Secondo me ce la possono fare, però vediamo. Poi non vi dico cosa succede, ve lo dico dopo. Iniziamo a vedere la prima improvvisazione. Vediamo se riesco a mettere il microfono. Ma loro ormai sono talmente bravi che urlano di me. Scusi? A che ora? Potrebbe morire invece. Scusi, a che ora passa? A che ora passa l'autobus 87? Fermi di qua che lo sento! A che ora passa? A che ora passa l'autobus 87? No, chi ha detto non 87? Non l'ho tagliato! Ma non è vero passare in conto di 10? Ma è agosto, cosa vuole che passi? Un applauso! Bene, adesso l'hanno fatta in versione più o meno normale, no? Più o meno. Adesso me la rifaranno in versione... boh? Sceneggiata napoletana. Via due! Voce! Voglio! Oh! Ma sei tu furdo? Che fai? Non sa che disgrazia è successa! Voglio! A me non me l'ho fatto proprio! Io vorrei sapere una cosa. A che ora passa l'87? Ah, non lo sapevo! Siete pazzi, è pazzo assolutamente! No, non passa! Ah, e guarda là! Non passa mai! Guarda là! Un applauso! E adesso, per la gioia dei miei attori, sceglierete voi, perché sennò sembra che ci siamo messi d'accordo. Quindi, questa bella ragazza qui che mi ha guardato con terrore, sperando che non la chiamassi, come ti piacerebbe che lo facessero? Quello che hai appena visto. Il dialetto? Non lo so, tipo, come se fossero nel futuro, come se fossero dei videogiochi, come se fossero arrabbiati, tristi, felici. Tristi ragazzi, tanto tanto tristi. Prego. Voce. Ma che ora passa l'87? Mai non passa più. Dove deve andare? Allora se sta male, anche la rossa! Siamo in due! No, non mi deve aiutare! Cioè sono qua da 2 ore! No! Non è ancora passato! Mi giro la testa, sono così triste! Mi soda sulla cantina! Non mi deve aiutare! Un applauso! No, ma forse che siano lì! Sì, magari provate a stare. Allora, vediamo. Ah, abbiamo addirittura dei volontari che si offrono. Bene, bene, bene. Canzone 3. Allora, qua bisogna istruirli un attimo. Esca qualcuno.
qualcuno che conosce la musica trap, trap, perché è qui. Marina, brava! La massima esperta in musica trap, un altro, mi spiace ragazzi, è così, eh? Ok? Due istruzioni così al volo. La musica trap di solito parlano della mamma, sono sempre legate, poi ci sono i bro, i fra, la gang, cose del genere. Tutto chiaro? Ok. Non me lo ricordo più. E io non hai fatto after. Reload, reload. Ciao, dove mi segue il pullman, siamo 87. Arriverà, chi lo sa se arriverà. Applauso! Allora Cinino, potrete acquistare la fila dello spettacolo, il CD della canzone, so che avete molto apprezzato. Quasi brava Cleen! Farò tutto loro, io non faccio nulla, quindi brava Cleen. Adesso ve lo spiego così abbassata, perché ho già abbassato il microfono. Allora, l'esercizio è questo: ci sono due sedie, come potete vedere, la mia destra e la mia sinistra, e gli attori entreranno. Il primo che parla impone, diciamo, in un certo senso all'altro dove si trova, quindi la situazione e chi sono. Ne vedremo delle belle, anche perché poi ci saranno delle varianti e loro non sanno. Un applauso! Aspetta, gli ho detto di arrivare giusto. Scusa, 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 scusa. Ma allora sono nervosa, ciao. Sono nervosa, non ne posso più. Meno male che ti vedo, ho bisogno di parlare, ho bisogno. Prendiamo caffè. No? Sì, così magari in calma. Va bene, va bene. Cosa è successo? Guarda, 10 anni che non ti vedo, mi chiami come una telefonata del giorno. Guarda, allora, io non conosco tuo marito, ma tu conosci il mio marito. Sì, lo conosco. Sai, è come posso dire, poltrona, divano, televisione, insomma, un po' sappiano. Direi un mollo per dirla proprio, ecco, proprio per dirla così, ecco. Mi sono innamorata di un altro. Oh, alla tua età? Alla mia età. E uno più giovane anche, eh. Hai presente, non so, Roberto Bolle, quando fa la spaccata? Alla roba, quando fa la spaccata, lui è così. E io mi sono innamorata. Ma dove l'hai trovato? Nel luogo più romantico di Ottone, San Bartolomeo. È un cimitero, è un luogo romanticissimo. Insomma, allora sai, poi quando lui mi guarda con quei due occhi, perché ha due occhi, sì. Ma forse anche noi ne abbiamo due di occhi, sì. Ecco, quando mi guarda io non capisco più niente. Io sento le farfalle nella pancia, anzi forse sono le ranocchie più che le farfalle. Si chiama, che suono meraviglioso. Poi te lo dico adesso. Facciamo, vabbè, possiamo dire, posso dire anche subito, qualcosa da no, assolutamente nulla. Nell'intimità lui mi chiama.
chiama Pallina. Pallina, Pallina. E io lo chiamo Lillo. Lillo. Va bene. Nella realtà si chiama Ermenegildo. Ermenegildo. Ermenegildo! Con un nome così può essere solo mio marito. No! Ma sono o non sono brave le mie attrici e i miei attori? Adesso loro sono convinti che io chiami altri due a fare un'improvvisazione libera come questa. Invece no, vediamo se sono stati attenti. Ve la faccio rifare. Invece che le parole potranno usare solo i numeri, la stessa improvvisazione usando solo numeri. Dovranno essere talmente bravi con la mimica da farci capire. Via! Via! E poi io? Oh, voce, tanta voce. 10 6 scusa. 10 Ah, 100 100 7 8 27 46 20 30 50 100 1000 86. E 47? 48. 20, 25. 20, 25. 10.000. 10.000, di più di più. 36, 40. 0. 1. 69 25 25 25 25 25. Ma 25. Guardi, proprio perché siamo un po' in confidenza,
Sì, è un incontro un po' serale, diciamo. Io non so, però, se lei riuscirebbe tanto a capire le mie intenzioni, capisce? Hai tanto! Io non riesco a capire, sono 30 anni che vengo abbigliamento di tutti i tipi e non capisco. Ma lo sai, io... insomma, un ragazzo molto giovane, io non sono più giovanissima, però insomma... Che poi ho delle cose che tira su Ciappette, che è una cosa! Quando potreste mostrarmi tutte queste cose? Adesso spero! Per farci capire, e quindi una lingua incomprensibile ai più, mentre dall'altra parte avremo il traduttore che avrà l'onere e l'onore di tradurre quello che il nostro massimo esperto sta dicendo. Vediamo cosa succede. Particolare. Mentre alla mia destra abbiamo la traduttrice, massima esperta in giapponese, che tradurrà quanto espresso dalla nostra esperta. Prego! Signori e signori, buonasera. Cerco di presentarvi la maggiore esponente della cultura che riguarda le coccinelle e qualità russa. Quattro, coton, quattro. Uso sushi, ora, iroshi, fatahu, di coccinelli sappiamo, forse non si sanno, che si trova nell'America del Sud ed ha bisogno di una flora molto molto complessa, di epidi altissimi, di querce gigantesche. Forse il nostro esperto si medesima un po' troppo nel suo ruolo. Forse vorrebbe essere una cucina. Ci vuole un cucino a quattro questo non lo potrei proprio tradurre.
perché si tratta di come si accoppiano le coccinelle. Ora si capisce anche l'italiano. Guarda qua! Evidentemente sì, però pensiamo a questo tipo di animali come qualcosa di veramente leggero e amico dell'uomo, perché sì, tutti sappiamo che le coccinelle portano fortuna, quindi io spero che lei nel suo Giappone possa capire quello che noi italiani abbiamo nei confronti. Sta dicendo delle cose veramente orribili. Allora, signori e signori, adesso invece abbiamo il dottor Wunderkors dalla Germania che ci parlerà di chi lo sa. Adesso vengo lì e vediamo. Allora, ho sentito la Franca dire no. Allora, Daniela, cosa ti piacerebbe sentire dal professore tedesco? Ci può parlare di cosa? Una roba complicatissima sarebbe meglio. Potrebbe parlarci delle emozioni che ha rilevato durante le scalate in cima alle montagne. Allora, dottore, lei ci dovrà parlare delle emozioni. Dottoressa Wunderstrass, che ci parlerà delle emozioni che nelle sue innumerevoli scalate, delle sue emozioni che ha provato. Così, intanto sono tutti affari suoi. Applauso! Buonasera, ho studiato all'Università di Norimberga molti anni e spero di essere in grado di fornire le emozioni di questa scalatrice che ha più volte scalato l'Annapurna, più volte l'Everest e adesso ci dirà. Sì. La prima volta che ha scalato la sua prima montagna aveva 3 mesi ed era nello zaino della mamma. Moito purtroppo ci ha raccontato un fatto, una tragedia di montagna in cui è caduta per la prima volta rotolando per 1800 metri nel vuoto, ma è caduta in un laghetto alpino, si è salvata ma ha preso un brutto raffreddore. Thank you.
mi scuso con il pubblico, ho studiato tanti anni a Norimberga, ma proprio queste cose in tedesco non l'ho capito. Allora, in scaletta noi avevamo tante tante cose, però il tempo è tiranno. Non ho avvisato nessuno di loro, per cui loro si aspettavano di fare tutt'altro, però non abbiamo abbastanza tempo, per cui adesso tutti gli attori che non hanno ancora lavorato si divideranno in gruppettini da quattro più o meno. Siamo noi cinque. Allora, loro cinque ci faranno vedere una sei, come vedete è improvvisato anche il numero perché ogni tanto siamo sei. Loro sei ci faranno vedere, vediamo un po', andiamo da un bimbo, mi serve un bambino, ragazzino. Lei è una mamma, quindi racconta le favole a suo figlio. La voglia, sì. La favola preferita? Biancaneve. La favola preferita è Biancaneve di questo bimbo o bimba. Perciò voi con una voce potentissima, perché il microfono avete visto che funziona come funziona, ci faranno vedere una scena loro scelta. Decidete quale, vi lascio un minuto, intanto spiego al pubblico. Allora, ci faranno vedere prima la scena normale, per cui sceglieranno una scena, non so quale, e ce la faranno vedere in maniera neutra. Poi chiederò loro di variare, cioè di rifarci la stessa scena in altri modi. Potrei chiedere anche il vostro aiuto, non lo so, a seconda di come va. Li vedo sul pezzo, viene in mente qualcosa per integrare la scena, anche oggetti possono intervenire, non è che non possono fare niente, eh? Possono intervenire volendo. Stai in piedi, vero? Allora, la scena che hanno scelto è la strega che chiede chi è la più bella del reame e quello che ne segue. Parlate forte, 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 perché non si sentiva più. Specchio, specchio delle mie brave, chi è la più bella del reame? Non sei tu, non sei tu. È Biancaneve la più bella del reame. No. Questa quella citofono cattiva? Striga cattiva? C'è una consegna per lei. Calma.
Biancaneve, non aprire a nessuno, mi raccomando, noi andiamo a lavorare. Hai capito? Ok. Io li fermo qua, così li faccio rifare, ma sempre agli stessi attori. La stessa scena, però dovremmo farla tipo musical, cantata. Che cattiva che sono. Potete anche passarmi qua sul microfono, così almeno. Mamma mia, stai cadendo le mie brave. Chi è la più bella del reame? Non sei tu, non sei tu, è Biancaneve. No, no, non è possibile. È possibile, c'è Biancaneve che è la più bella del reame. La eliminerò. Ballano anche. Cacciatore, cacciatore. Bebe, bebe, io tiro, bebe. Ho ucciso la strega, ma fa niente. Sono errori che possono capitare. Ma quale lo sei nuovo questa? Stai che delle mie brave, chi è la più bella delle reali? No, perché io il cuore di paramonti mondi. E sempre bianca neve. Nessuno, nessuno, nessuno dovrà riaprire la porta. Nessuno, nessuno, nessuno dovrà entrare a casa tua. Oh, allahu, allahu, allahu. Cinque me la rifaranno, intanto alzatevi, non vado dai parenti se no poi dicono che mi sono messa d'accordo. Allora, come le piacerebbe vederla? Più folle di così? Proprio. Allora ragazzi, questa dovrebbe venirmi bene, da deficienti, proprio deficienti. Sempre Biancaneve, sempre la stessa scena, quindi c'erano due. C'era lo specchio e c'era la strega. La strega che è questa, perfetto. È massima deficienza. Deficienza. Secondo me ce la puoi fare. Natura. Specchio. 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 Sì, sì, no, specchio, specchio, specchio. Chi è la più bella? Io no? Ma che te credi? Vedi, ce ne sta una. Non fosse per i 7 anni di sfiga, tu lo sai che fine faresti, vero? Vediamo, vediamo, va bene, va bene. Quindi sto cercando di me. Cacciatore, ci vuole un caccio, un pescatore! Un pescatore! Tu devi pescare il cuore di quella lì, strapparglielo dal cervello, farglielo uscire dalle unghie dei piedi e portarmela qua! Che cosa? Tu sei un cacciatore con l'arco! Eri un pescatore, quindi la porterai con la piccozza. La piccozza? Perfetto, vado a cercare la piccozza. La piccozza? L'ho infilata? Date una bella più bella. Ciao.
pescatore. All'ombra dell'ultimo, poi mi ringrazi, grazie, grazie. Ah, 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 ah. Lasci la frizione dolcemente! Dolcemente! La signora! Sia calmo! No! Sia calmo! Le mani! Guardi la strada! Le mani! La bambina! Non perché non hai la patente! No! Te lo assicuro! No! Te lo assicuro! No! Oddio! Non voglio morire! Era il mio primo appuntamento per un lavoro nuovo.
Ma che cazzo! E adesso che faccio? Oddio! Occupato! Deve essere quella che ha pestato la merda! Pensa quella che ha pestato la merda! Pensa quella! Il teatro toglie ogni invenzione! Allora, questa notte non ho dormito perché avevo ansia da prestazione. Poi mi sono detta, farò l'albero! Ah, non sta ballando. No, sta preparando il cocktail. Ah, tanto ti conosco molto. Ma non posso bere e basta, non ho capito. No, 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 no. È stato bello, davvero! Voglio che no! Vai, vai! Va là, va! Buono! Veramente una figata! Anch'io, quella che ha fatto tutto, quella che è riuscita a mettere insieme tutte queste persone, che sono tantissime, un lavoro in male ma veramente brava, perché hai entusiasmato tutti. Adesso dovremmo ringraziarti, però prima c'è un aspetto, che è un lavoro che non li abbiamo addestrati bene, non siamo loro come te. Allora Cristina, aspetta che veramente, dai forza, venite, 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 venite. Allora, innanzitutto un grandissimo applauso alla nostra Cristina Conca, che ci ha regalato questi momenti bellissimi. E allora, dalle mani del nostro Giovanni dei fiori, perché sono meritatissimi. Vai.
e c'è anche un regalo. Un regalo per te. Non aprirlo perché era una perda. No, scherzo. Ok, se vuoi dire qualcosa ti tengo questo, ti tengo questi fiori. Vai, fiori, tieni che sta bene. Allora, volevo dire che adesso mi hanno fatto emozionare, quindi poi devo riprendere un attimo. Allora, loro sono stati veramente meravigliosi. Vi dico solo che posso appoggiare i fiori apprezzatissimi, ma grazie. Vi dico solo che si sono iscritti tutti dicendomi: io mi iscrivo ma lo spettacolo non lo faccio, Va bene, va bene. Verso la quinta, sesta lezione, ma cosa facciamo lo spettacolo? Per cui sono stati davvero bravi. Tra l'altro un gruppo meraviglioso, perché una cozzaglia di persone di età diverse, di provenienze diverse, di mentalità diverse. Sono stati veramente fantastici. Invito tutti, se l'anno prossimo si rifarà, adesso vi avete visto che non c'è un copione da imparare, che c'è soltanto da divertirsi, che c'è anche chi ha fatto la cacca sul palco davanti a tutti. Oh Madonna! Potete anche farlo anche voi, magari non la cacca, ma tutto il resto sì. E quindi un grande mega applauso a questo gruppo meraviglioso.